1 e 2. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi a grande richiesta andiamo a vedere il paragone tra il TS100 e il TS80, i due best buy che abbiamo visto nello scorso video. Quindi che cosa vedremo? Andremo ad analizzare ogni singolo aspetto, daremo un punto positivo al saldatore che prevale sull'altro e poi andremo a vedere il resoconto finale. Bene, quindi partiamo con il vedere il primo aspetto, ovvero le dimensioni. Come abbiamo visto sono veramente due saldatori molto molto piccoli, ma il TS80 è leggermente più corto rispetto al TS100. L'impugnatura è della stessa dimensione su entrambi, ma la punta del TS100 è un pochino più lunga, quindi il punto va al TS80. Per quanto riguarda invece il materiale dell'impugnatura, il TS100 è in plastica, quindi diciamo dà l'idea di essere un po' cheap, mentre per il TS80 l'impugnatura è in alluminio anodizzato, quindi dà l'idea di essere di ottima qualità. E anche qui, in questo caso, il punto va al TS80. Per quanto riguarda invece il peso, quindi essendo in alluminio, il TS80 sarà più pesante, infatti abbiamo 35 grammi, rispetto al TS100 che è in plastica e pesa solo 31 grammi. Quindi in questo caso, ragazzi, il punto va al TS100. Invece ora ragazzi andiamo ad analizzare un aspetto molto importante che va veramente a fare la differenza, ovvero il metodo di alimentazione. Parlando del TS100, può essere alimentato con un jack da 5,5 mm con un voltaggio che oscilla da 12 volt a 24 volt, quindi un equivalente di LiPo 4S/6S. Ovviamente ragazzi il TS100 è veramente molto comodo se lo portiamo quando andiamo a volare e magari attraverso una lipo lo alimentiamo e possiamo comunque utilizzarlo tranquillamente. Mentre per quanto riguarda il TS80 è necessario alimentarlo tramite una porta USB di tipo C con un voltaggio di 9 volt e ha un assorbimento di 2 ampere. Questo è comodo se utilizziamo una power bank o un alimentatore con porta USB e diciamo ragazzi che il punto in questo caso, essendo degli hobbisti del mondo FPV, va al TS100. Ma ora ragazzi tenetevi forte perché andiamo ad analizzare il punto più importante in assoluto, ovvero la potenza. Ho effettuato un test molto semplice, ho impostato i due saldatori a una temperatura di 400 gradi centigradi. Il TS100 ha impiegato 16 secondi per raggiungere la temperatura e il TS80 32 secondi, misurando una potenza di 18 watt per il TS80 e una potenza di 65 watt per il TS100. C'è da dire inoltre che il TS100 raggiunge una temperatura massima di 450 gradi, mentre il TS80 una temperatura massima di 400. Ragazzi, avrò nominato 1000 volte TS100 e TS80, purtroppo non ci possiamo fare nulla. Un altro test che sono andato ad effettuare per andare a verificare la potenza dei due saldatori è stato appunto saldare e quindi stagnare il ground, che sapete bene ragazzi è il pad più complicato perché essendo disposto su tutte le PDB in maniera molto estesa impiega più tempo per raggiungere la temperatura per liquefare lo stagno. E infatti, come potremmo immaginare, il TS100 ha impiegato 1 o 2 secondi in meno per liquefare lo stagno rispetto al TS80. Quindi ragazzi, ovviamente il punto andrà al TS100. Per quanto riguarda invece le funzioni, ragazzi, parliamo di due saldatori bene o male quasi identici, se non che il TS100 l'ho trovato più comodo per andare a variare la temperatura durante la saldatura, mentre il TS80 dobbiamo entrare nel menu e andare appunto a trovare la sezione temperatura e andarla appunto a modificare. Quindi in questo caso ragazzi il punto va al TS100. E per ultimo ragazzi, che penso sia quello che farà sicuramente la differenza tra TS100 e TS80, l'aspetto prezzo. TS100 con 35 euro ve lo portate a casa senza problemi, senza cavo di alimentazione, ma ragazzi è molto semplice realizzarlo uno con dei cavetti e un jack da 5,5 mm, cosa che ho fatto anche io senza andarlo a acquistare separatamente. Mentre per acquistare il TS80 dobbiamo andare a spendere 30 euro in più, e però abbiamo tutto quello che ci serve all'interno della confezione. Quindi ragazzi, ovviamente il punto andrà al TS100. Rullo di tamburi ragazzi! Tiriamo le somme e vediamo i risultati finali. TS100, 5 punti.
TS80. Due punti. Ma ragazzi, questo non vuol dire che il TS80 non è un saldatore valido, anzi, semplicemente che il TS100 per noi hobbisti del mondo FPV è un saldatore più comodo, più performante e soprattutto più economico, ragazzi. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti a proposito di questo mio parere e paragone tra i due. Se vi è piaciuto questo video, come al solito ragazzi, lasciate un bel like che è sempre gradito. Vi lascerò in descrizione il link di entrambi i saldatori se volete supportare il canale e la pagina. E se non siete iscritti alla pagina Facebook e al canale YouTube, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi numerosi per non perdervi i video futuri. E come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!